Nuova puntata del programma dedicato alla medicina dal titolo Lo stetoscopio parlante. Allora, oggi parliamo dello scompenso cardiaco che è, che è la pandemia del terzo millennio, rappresenta la principale causa di morte dopo il tumore al polmone e la principale causa di accesso in ospedale nelle persone con oltre 65 anni di età. La prevenzione cardiologica è fondamentale perché può aiutare a ridurre i rischi delle malattie cardiache, come appunto lo scompenso cardiaco. Quando si parla eh, di scompenso cardiaco, sicuramente un ruolo cruciale è svolto dalla prevenzione, sia quella primaria. Che agisce prima dell'insorgenza della malattia, sia di quella secondaria, cioè di tutte quelle strategie che mirano a rallentare il decorso della malattia e le relative complicanze nei pazienti che sono già stati affetti dallo scompenso cardiaco. A questo proposito il sistema sanitario ha svolto naturalmente un ruolo importante nel favorire l'accesso dei pazienti alle cure salvavita e agli esami diagnostici utili al monitoraggio a lungo termine di questi pazienti e lo scorso venerdì 6 ottobre il convegno nazionale dell'AISC sono state affrontate appunto queste tematiche. Discuteremo di que tutti questi temi con gli esperti che vi presento subito oggi, professor Francesco Fedele, professor ordinario di malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università di Roma La Sapienza il professor Salvatore Di Somma, direttore del comitato scientifico dell'AISC, professore di medicina interna, direttore della medicina d'emergenza-urgenza dell'Università Sapienza di Roma e oggi abbiamo anche la testimonianza, la testimonianza di un paziente che è il signor Vittorio Verginelli. Benvenuti. Grazie. Grazie. Allora, professor Fedele, cominci lei a, a chiarirci di che cosa parliamo. Che cos'è lo scompenso cardiaco? Come ci si arriva a questa malattia? Allora, lo, lo scompenso cardiaco ovviamente è una sinonima, non è una malattia di per sé, diciamo è lo stadio terminale eh, di quasi tutte le patologie cardiovascolari. Cioè, eh, il, sia l'ipertensione arteriosa se non curata, sia la cardiopatia ischemica, l'infarto, sia le malattie valvolari, sia le miocardiopatie, sia le cardiopatie congenite. O le malattie infettive, le miocarditi, possono portare allo scompenso cardiaco, cioè quella situazione in cui il cuore non è più capace di pompare sangue per soddisfare le esigenze metaboliche del, dell'organismo. Quindi, diciamo, è una, una situazione, come ha eh, detto, molto, molto eh, diffusa, eh, l'epidemiologia le, parla dell'1-2% della, della popolazione in tutto il mondo. Che è affetta da scompenso cardiaco. Ecco ci sono delle novità in tema di trattamento dello scompenso? Oh, sicuramente poi ne parleremo durante, sì. durante la trasmissione. Ci sono delle grosse novità perché abbiamo adesso a disposizione dei farmaci che non solo diciamo migliorano la qualità della vita del paziente ma anche migliorano la quantità della vita del paziente. A fronte di farmaci che noi usavamo prima, cioè che modificavano un pochino l'emodinamica, cioè le condizioni cardiocircolatorie eh, del, del paziente, abbiamo dei farmaci che sono molto importanti perché hanno un effetto anche cardioprotettivo, nefroprotettivo eh, e, e quindi eh, sono utili per diciamo, eh, migliorare la storia naturale della malattia. Ecco, perciò ci sono dei mezzi adesso per sì, combattere. Sì, che poi se possiamo vedere un attimo la, la, la prima diapositiva, perché la, la cosa drammatica di questa patologia, come vedete, questa è una diapositiva in inglese, però si capisce bene, mm. vedete il paziente spesso con insufficienza cardiaca, a ripetute ospedalizzazioni. Questo diciamo, quasi il 50-60% hanno queste ripetute ospedalizzazioni. E come vedete da questa curva, non è che alla seconda ospedalizzazione, alla terza ospedalizzazione, si ritorna come si era alla prima. Cioè ogni volta che uno è ospedalizzato, diciamo, perde capitale, perde qualcosa fino alla, alla fine. Quindi ecco l'importanza sia di una prevenzione primaria ma anche di una prevenzione secondaria, come diremo, per evitare le riospedalizzazioni, perché ad ogni ospedalizzazione c'è un, un gradino più basso che si scende. Ecco, ed è importante eh, stratificare i pazienti, nel senso eh, determinare eh, di che grado di gravità è la loro. Sì, anche qui mh, possiamo andare senso. anche alla prossima diapositiva. Allora, di solito noi abbiamo, forse ne parleremo dopo. No? Eh, tutti quanti noi conosciamo la, la classe NIA, anche perché capita in famiglia no? di, per avere il certificato dell'invalidità, cioè per il cuore, qual è la mia classenia. Classe la classenia è una particolare classificazione in base alla, alla, alla dispernea che uno ha può avere più a riposo oppure durante sforzo di media o, 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 o forte intensità però la stratificazione che dicevamo è estremamente importante e lo scompenso cardiaco può essere considerato proprio perché parte dal cuore e compromette i vari organi può essere considerato come una sorta di tumore per il cuore di cancro per per l'organismo e allora è estremamente importante, mi date, mi date la prossima ancora, è estremamente importante andare a vedere se si è in uno stadio in cui si è compromesso, questa penso che sia una bella immagine che dimostra come sì il tutto parte dal cuore ma poi il cuore ammalandosi si porta presso tutti gli altri, eh, gli altri organi, cioè si porta presso il rene, si porta presso il fegato si porta presso anche il sistema nervoso e così via. Quindi da patologia cardiaca diventa una patologia sistemica. Quindi la stratificazione, cioè vedere a che punto siamo dell'evoluzione della malattia è molto importante perché così possiamo intervenire nel modo migliore, sia con terapia farmacologica sì. o anche con, con altri tipi di terapia non farmacologica. Allora, professor, di somma. Quali sono i fattori di rischio a cui il medico e il, il paziente deve prestare attenzione su questo tema, sul tema del, dello scompenso? Ma sicuramente lei ha detto bene prima, eh, bisogna fare una prevenzione primaria e secondaria. Quando sì. parliamo di prevenzione primaria dobbiamo considerare che molti pazienti hanno già una forma di insufficienza cardiaca che però non arriva ai sintomi. E chi sono questi pazienti? Sono i pazienti che hanno i fattori di rischio cardiovascolari. Quindi la grande scommessa è cominciare a fare una prevenzione eh, primaria, cioè capire esatto. quali sono i pazienti che sulla base eh, di alcuni fattori di rischio come l'ipertensione, il diabete, l'ipercolesterolemia, l'obesità, eh, il fumo, il fumo. Eh, hanno il rischio di avere già lo scompenso. Quindi questo fa capire che non bisogna arrivare a fare diagnosi di scompenso quando ce l'affanno. Eh. Purtroppo molte diagnosi vengono fatte in pronto soccorso, quando il paziente arriva con l'affano, non riesce a respirare, ma la nostra scommessa è quella di cercare di individuare i pazienti nella comunità a rischio di eh, avere scompenso su cui i fattori di rischio pesano. E in questo senso, lei ha citato prima il nostro convegno del, del 6 ottobre con l'associazione dei pazienti, la nostra scommessa è fare in modo che il paziente conosca bene questi fattori di rischio e lì, se noi possiamo vedere in questo senso la prima eh, diapositiva, anche queste sono in inglesi ma sono facili, alla fine ci sono questi fattori di rischio per cui la malattia cardiovascolare è ancora la prima causa di morte. Qual è il problema di intercettare i fattori di rischio? La prossima diapositiva secondo me è molto indicativa, perché se voi vedete, ecco qua, noi abbiamo i pazienti che hanno i sintomi, il dolore in petto, L'affanno, ma pensate il caso di questo calciatore Eriksen, il quale si è accasciato improvvisamente durante una partita ai mondiali con la sua Danimarca. Aveva avuto un infarto, era paziente giovane, non era stato identificato perché i fattori di rischio non avevano portato ai sintomi. Quindi, noi dobbiamo parlare nella fase di prevenzione primaria, e qua forse la prossima diapositiva è ancora la più significativa. Guardate questa diapositiva, cosa hanno fatto? hanno preso le mummie di 4.000 anni fa e hanno visto che al di là di tutto avevano già le placche sulle coronarie e sulle facendo la TAC sì. uno studio secondo me abbastanza significativo a far vedere che il processo aterosclerotico è un processo che comincia in maniera indipendente asintomatico è quello su cui bisogna lavorare allora sui fattori di rischio io penso che la prossima è la più importante per i nostri ascoltatori e può rappresentare un messaggio. Abbiamo fattori di rischio cosiddetti di ambiente come il tabacco l'alcol eh, l'ipertensione, la, il diabete ma io penso che noi dobbiamo concentrarci oggi un po' di più sulla fattore ipercolesterolemia la dislipidemia, sì, noi la dislipidemia. credo che lavoriamo molto a convincere i nostri pazienti ad avere eh, una vita meno sedentaria, ad abbassare a controllare la glicemia ma forse eh, le, nuove, le nuove scoperte ci portano a capire che abbiamo ho lavorato poco sui valori del colesterolo che forse rappresenta, a mio modo di vedere, uno dei fattori di rischio più importanti. E quando parliamo di colesterolo parliamo non solo delle forme acquisite per l'alimentazione, che gioca un ruolo, ma poi la storia del signor Virginelli ci farà vedere che anche qui l'alimentazione fino a un certo punto, ma anche i fattori genetici. Ecco, dobbiamo ah. considerare, ci sono delle forme. Eh, però su quelle non si può agire? Ecco, questo era vero fino a un certo punto. Ah, L'importante li li è scoprire che ci sono cioè, certo. queste persone che hanno un colesterolo alto geneticamente determinato, perché oggi sono dei farmaci che possono agire anche in questo senso. Quindi certo. la scommessa è lavorare molto colesterolemia. È chiaro, questi sono i fattori cosiddetti eh, di prevenzione mm -hmm. primaria. Ma quando un paziente ha già avuto un infarto e quindi l'infarto per definizione cosa significa? Scompenso perché io perdo una quantità di massa muscolare che fa contrarre il cuore, quindi l'infarto equivale a una forma già di insufficienza cardiaca. Bene, allora l'intervento sui fattori di rischio, la capacità di poter portare il paziente a conoscenza del fatto che il diabete va meglio controllato, che la funzione renale va meglio controllata, che il colesterolo va meglio controllato, diventano importanti. Quindi ancora molto c'è da fare sui fattori di rischio di prevenzione primaria e secondaria. Io mi concentrerei molto su questo fattore di rischio dell'ipercolesterolemia che a mio modo di vedere rappresenta quello su cui ancora dovremmo fare di più ecco e allora come si può eh, cioè lei che consigli dà per mettere a fuoco questo fattore di rischio? io penso che innanzitutto se abbiamo la prossima eh, diapositiva noi possiamo vedere questa diapositiva fa vedere che, eh, che sugli score di rischio non c'è nessun pallino verde quindi non bisogna lavorare su un solo fattore sì. età Sesso, ipercolesterolemia, eh, fumo, diabete, vede che sono eh, bisogna lavorare su tutti. Sull'ipercolesterolemia, io penso che abbiamo imparato una cosa importante: se un paziente ha avuto già un infarto e quindi ha avuto già una lesione terosclerotica alle coronarie, il suo colesterolo normale, tra virgolette, trattato non deve essere superiore a 55 mg di cilitro. Mentre invece attualmente se va nei laboratori il valore normale viene visto a 100. Sì. Se invece il paziente ha il diabete, quindi il fattore di rischio, il valore normale è 70. Se invece il paziente sta proprio bene è 100. Cosa voglio dire? Mm. Che sul colesterolo la nuova rivoluzione culturale è che non esiste un valore unico, ma esistono dei valori sì. di terapia personalizzati a seconda del rischio. Ma questo guarda, è un processo culturale importante e questa trasmissione, a mio modo di vedere, ha l'opportunità proprio di far capire che il paziente non deve più guardare il numero che viene fuori dalle analisi, risposta, analisi, ma deve andare a inserire con l'aiuto del medico questo numero dentro il suo fattore di rischio. Quindi sul colesterolo la grande scommessa è modificare i valori, se sto proprio bene 100 mg 10 cilitro, cioè non ho nessun fattore di rischio, se invece ho avuto un infarto 55 si rende conto che significa e ci sono dei farmaci nuovi magari dopo ne possiamo parlare che possono ottenere questi risultati. L'altro fattore importante è il diabete. Sul diabete ecco se la prossima diapositiva io penso che sul diabete ecco noi dobbiamo cominciare a ragionare in prediabete. Cioè noi abbiamo dei valori che sono la glicemia conosciuta da tutti, però la glicemia in quanto tale, se io ho 110 di glicemia, ma ho un'emoglobina glicosilata che è una cosa che tutti i pazienti possono chiedere al medico di fare che è superiore al 7% ho veramente il diabete. Se invece è sotto per cento ho, ho la glicemia a due ore, che è migliore al 140, non ho ancora il diabete. Quindi questo è anche qui un lavoro importante: devo lavorare sul diabete conclamato, quindi non solo glicemia, emoglobina glicosilata, glicemia dopo due ore. Diabete e diabete. Ette, Salvatore, se posso così fare un esempio per far capire meglio insomma, per far capire, insomma, la, la, la glicemia, il valore di glicemia è come se fosse l'autovelox. Invece la glicata è il tutor, cioè uno è un valore istantaneo, e l'altro ti fa vedere se hai superato la velocità nel tratto. Che stai percorrendo quindi il, il tutor che ti dice che non, che non va bene la tua velocità media vuol dire che sei veramente in contravenzione e quindi devi stare attento a quello che stai percorrendo no devi ma fare. grazie grazie la puntualizzazione perché la verità è proprio questa se io ho una globina glicata e ho una velocità troppo alta devo controllare che il mio colesterolo sia non più 100 ma 70 quindi secondo me quando parliamo di fattore di rischio è veramente questa opportunità di questa trasmissione ci può dare una finestra su delle novità che tutte le persone devono sapere perché poi siamo legati un po' a vecchie tradizioni ma questi concetti credo che possano diventare patrimonio di tutti. E perciò le strategie da mettere in atto per, per una diagnosi precoce dello scompenso cardiaco? Allora, non c'è dubbio che la visita clinica è sempre la cosa più importante, e, e però qui stiamo parlando di una fase antecedente. Cosa sì. succede? Che prima di arrivare all'affanno il paziente ha semplicemente un po' di stanchezza, no? ha semplicemente un po' di astenia, sottovaluta questa situazione, che è già probabilmente un segno di scompenso e non la considera una cosa quasi normale con l'età invece questo è il momento di andare dal proprio medico curante di <coughs> parlarne con lui e di fare degli esami eh, di sangue eh, ma soprattutto un esame che comprendano questi fattori di rischio per la glicemia, certo. la alicata l'LDL colesterolo di cui parlavamo perché quello di cui parlavo prima non era il colesterolo totale ah. ma l'LDL colesterolo mm. che è quello importante la lipoproteina A ma soprattutto un'altra cosa importante se abbiamo la prossima diapositiva per la diagnosi di scompenso a, eccola qua questo è un esame fondamentale molto sottovalutato la valutazione del BNP o dell'antipro BNP quando questo valore è? è questo è molto importante sì. sono peptidi natriuretici riconosciuti come la glicemia per il diabetico se io ho il diabete, mi faccio la glicemia se ho lo scompenso cardiaco per sapere se ce l'ho o non ce l'ho Devo fare questi due esami. Nt o BNP o BNP. Il BNP... Su... È un esame del sangue. Esame è un eh, esame riconosciuto tranquillamente dal sistema eh, mm. Mm. sanitario. Se è un valore superiore a 35, trigogrammi ml, vuol dire che c'è lo scompenso per il BNP. 135 per l'NTP BNP. Capisce bene che diffondere questo messaggio significa anche non solo fare la diagnosi, ma anche monitorare la terapia. Poi ovviamente l'ecocardiogramma, l'elettrocardiogramma la grafia del torace una valutazione globale per il rischio però nella fase iniziale visita, elettrocardiogramma ecocardiogramma, questi esami di sangue del rischio generale e questi peptidi pe pe natriuretici rappresentano uno standard disponibile per tutti, che forse i nostri ascoltatori potrebbero, tra virgolette, anche chiedere al proprio medico senza essere in un certo senso, tra virgolette, tra eh, trascendendo il loro ruolo, ma eh, che può essere il modo in cui la diffusione di questi concetti permette una diagnosi precoce di scompenso che è quella di cui c'è bisogno. Ecco, noi certo. Perché molto spesso il paziente ha semplicemente questi eh, sintomi di astenia, va a fare gli esami, trova un colesterolo alto, ma trova soprattutto per esempio nel triplo BNP alto e allora scatta un meccanismo di andare avanti. Certo, professor Fedele. Cosa vuole aggiungere? La strategia per la diagnosi precoce? No, la, strategia, la strategia è questa: tra l'altro, eh. sempre più eh, si va verso, anzi. Purtroppo, devo dire, eh, per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare, gli screening non sono così istituzionalizzati. In altre branche della medicina ci sono gli screening istituzionalizzati, per cui le persone a no, una certa età sanno, per esempio, le donne che devono andare a fare la mammografia. Addirittura arriva dalla regione a chi ha superato i 50 anni la letterina che ti dice: Guarda, vai a fare il sangue occulto nelle feci per, per la prevenzione del cancro anch'io colore retto, queste letterine per l'apparato cardiovascolare non arrivano. Quindi Cosa opportuno... bisognerebbe fare per il... Eh beh, si potrebbero fare perché rischio. appunto se uno, tanto eh, questi esami di cui parlava eh, il professor Di Somma e, e, e anche l'elettrocardiogramma potrebbe essere molto utile per scrinare eh, pazienti che possono essere intercettati in maniera diciamo precoce, prima che arrivino a sviluppare la patologia. Ecco, adesso ci fermiamo per qualche minuto. Signor Vittorio, lei ci racconterà la sua storia adesso, subito dopo la pubblicità. D'accordo. È pronto? Pronto. Speriamo allora. bene, <ride> per voi. <ride> vogliamo, vogliamo sapere della sua testimonianza. Sì. Tra pochissimi minuti ci vediamo tra poco. D'accordo. Bentornati in studio, oggi stiamo parlando di scompenso cardiaco e adesso eh, ascolteremo la testimonianza di un paziente, il signor Vittorio Verginelli. Allora, signor Vittorio, da cosa vogliamo iniziare con la sua storia? Eh, Secondo diciamo lei? Dall'inizio. Dall'inizio. Diciamo dall'inizio. Diciamo dall Prendendo a prestito l'espressione usata da qualcuno più famoso di me, nel mezzo del cammin. Di nostra vita. vita. Io sto un pochettino un po' più in là, a no. 55 anni mi sono posto delle domande. Sto bene, fisicamente sono diciamo, presta prestante. da solo sì, prestante, eh, diciamo, non, lo ho, non ho mm. sintomi mi sto sempre in attività. E, e poi mi è venuto un dubbio: dico, ok, funziona tutto quanto, non, non ho problemi. Ma forse è il caso di domandarsi di fare qualche indagine. Per come funzionano le faccende interne, quelle nascoste, che non conosco, non so, non ho l'evidenza, non so lo stato dell'arte. Perciò è stato tutto un, solo un ragionamento, non aveva qualche sintomo che la faceva sentire? Nessun sintomo. Bicicletta, tranquilla, non agonistica. Attività normale. Attività normale, la sveglia alle 6 e 20, in ufficio alle 8, 8, 5, 8 10, per controllare che tutti gli apparati funzionassero sì, a dovere, sì. a regola. E allora faccio, chiedo al mio medico di fare delle analisi. Bravo. Facciamo, delle analisi eh, facciamo delle analisi e il risultato è colesterolo 273 trigliceri di 385. Ah. Essendo ignorante, non ha conoscenza dei valori, della, eh, detto a me, dico, cosa vuol dire? Cioè, ma non, so, non è tolga l'uovo. Scusi ah. dottore, ma io ne mangio uno o due al mese, tolgo l'uovo? Cioè, sì, sì, sì. E ho accettato, ecco come ho confessato al professor Di Somma il mio grande errore di non aver approfondito, di non aver eh, di essermi contentato di questa risposta e, e quindi sono andata avanti, sono andato avanti così con la mia vita normale, la famiglia, il lavoro, le vacanze, ecco anche questo è un piccolo cruccio, una volta all'anno, soltanto al mese di agosto, non concedermi e quindi anche alla mia famiglia delle pause infrannuali quindi non aspettare l'agosto dell'anno successivo. Quindi ho continuato tranquillamente, però purtroppo diciamo, non è risultata una scelta vincente, è perché dopo 5-6 anni grosso modo sì. è arrivato il primo IMA. Io non avevo nessun sintomo, non avevo nessun affanno, affaticamento. È arrivato all'improvviso. Il primo eh, infarto del cancro. Il mio primo infarto, sì, mm. sì. Io lo chiamo Ima perché infarto mi mette paura. Sì, lo, 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 te come vuole, lo tengo però... un pochettino a distanza. Hai ragione, Ima, 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 mi dice poco. Non mi terrorizzo come quell'altro. No, no, io lo dicevo per far e capire. È stata un'esperienza un tremenda perché mi sono sentito, se posso dire figuratamente, come se fosse una maglia d'acciaio che mi veniva presa alle, di notte, di notte, di notte ore 0-1. Una maglia pressata sul petto che mi schiacciava e mi impediva con altre sudorazioni manifestazioni del tutto anomale, completamente certo, anomali certo. Feci male all'epoca non ascoltare mia moglie che diceva, insisteva, chiamiamo il 118, no no ce la faccio, ce la faccio, per favore. Non è andato al pronto soccorso. Sono andato al pronto ah, soccorso, ecco. ma non ho chiamato il 118. Ah. E quindi siamo andati in ospedale ah, per conto non racconto. In ospedale sono stato tr trombolisizzato perché l'ospedale all'epoca non era dotato di emodinamica comunque vabbè, questo è stato il primo episodio devo dire <coughs> un fatto personale che dopo questa scossa, questo mio terremoto interno eh, ci ho messo, sono stato a casa chiaramente perché ero malato ci ho messo tre mesi per, per, per rimettere un pochettino in assetto discreto la mia testa e ho ripreso poi dopo tre mesi ho ripreso il lavoro però non, non è che stessi molto Come bene prima. e mi hanno impiantato uno stente che io eh, mi sono permesso di dire uno stente di fortuna nel senso che purtroppo ricordo che mi dice lo specialista che stava impiantando mi occorre questo strumento dottor non ce l'abbiamo mi serve quest'altro calibro Dottor, non ce l'abbiamo, mi serve quest'altro calibro ancora. Cioè, mi dite che ce l'avete. E, e me lo dice, sono stati molto chiari, dice cioè, questo stente ha un piccolo difetto, dopo sei mesi il 20% degli apparati installati può collassare. E dopo cinque mesi e 20 giorni è successo. Il secondo IMA, Mh, ero ridotto veramente un po' ai minimi termini. Poi ecco come... Mm. Ho incontrato un medico, un, cardiolo, un ottimo cardiologo, che mi ha letteralmente raccolto. Quindi, dopo fate, il secondo infarto? Dopo, dopo il secondo, il secondo sì, ah. sì, perché ero ridotto maluccio. E quindi, poi hanno fatto delle analisi, hanno fatto gli accertamenti e, e messi due bypass. Quindi diciamo, è superato. superato. Ecco. Adesso sono in condizioni diciamo, soddisfacenti. Sì. Non posso dire perfette, eh, perché direi una grossa bugia, eh, però va bene, va bene va così. Bene. Ecco. Ha ripreso attività fisica? Eh, dopo cinque Ma... mesi del secondo IMA, dell'impianto del bypass, dopo cinque mesi sono ritornato al lavoro e sono stato per altri. Anni in ufficio. Sì, sì, la riattività l'ho ripresa. Ah, ripresa. Adesso diciamo, sono andato poi in pensione, sono stato costretto ad andare in pensione perché non avevo più le energie sufficienti per affrontare le mie 8-10 ore di lavoro, le riunioni molto frequenti, molto assidue che c'erano giornalmente. Non ce l'ho fatta, sono andato in pensione. Attualmente sono disoccupato. Però so che si dà da fare, adesso parleremo Ci anche provo. della sua associazione. Prima, però, vorrei sentire il commento a questa storia, sì, no, questo, a questo caso clinico dai due professori. No, ma è, è abbastanza tipica come storia, no? L'ipercolestromina, l'ho no, appena accennato prima, è prima sì, viene un po' sottovalutata. Esatto. Ecco, sì. questo concetto della dieta non voglio dire che non serva, perché sicuramente se mangio il burro tutti i giorni è meglio che. Però oggi sappiamo che il colesterolo va battuto soprattutto con i farmaci. 287 il totale, l'LDL sarà stato almeno 160-170, asintomatico, asintomatico come quello certo. come il caso, diciamo, vediamo prima, era il target per una terapia, diciamo, una terapia farmacologica intensiva. In questo caso noi abbiamo addirittura tre farmaci, le statine, le zitimib, i PCSK9, che sono farmaci che lo possono abbassare. Andava fatto uh, un intervento, la dieta andava anche consigliata, certo. ma c'era già l'indicazione... dieta... La... Sì, però diciamo in questi casi la terapia farmacologica è indispensabile. Con la dieta puoi ottenere un piccolo risultato, ma partavamo da valori così alti dove diciamo era quattro anni prima un segnale forte di quelli che abbiamo eh, indicato come sì. una situazione che poteva portare a un infarto un'età anche relativamente giovane quindi ci siamo sì, con e, e, e poi c'è cioè, stata un pochino una, una, una sottovalutazione perché appunto con questi valori l'età nel mezzo dei cammini della nostra vita è un po' più, più sì. in là eh, si può vedere se uno ha una compromissione anche subclinica degli organi, senza andare a fare chissà che esami, però se per esempio metti già il fonendoscopio sulle carotidi, eh, per esempio puoi sentire dei soffi, perché sicuramente... Eh, il signor Vittorio aveva già, eh, l'abbiamo visto nelle mummie, no? aveva già dell'aterosclerosi a livello coronarico che non dava ostruzioni però aveva e probabilmente ce l'aveva anche a livello claudieo. Quindi il fonendoscopio, fare un esame per esempio dei vasi epi aortici. Se tu vedi che c'è una placca, già puoi intuire che c'è già un processo di aterosclerosi diffuso che va appunto curato in maniera intensiva, cioè allora ecco quello che dicevamo prima, no? la statificazione del rischio non è un paziente che non ha nessun fattore di rischio, tra l'altro è un paziente che comincia ad essere ad alto rischio perché ha una compromissione d'organo e va trattato per portare poi il colesterolo e i tichicelli a quei valori di cui parlava il professor Di Somma. Ma infatti sì. secondo me l'altra cosa molto importante è che a meno di vedere c'è molta più attenzione per la glicemia. Per l'ipertensione, forse abbiamo fatto abbastanza in questo senso, ma per l'ipercolesterolemia, questa cultura diciamo, è stata, forse anche un cane franco di più, un po' sottovalutata. Quindi è un buon esempio di quello no, che. No, ma è... io mi ricordo: questo è verissimo, io mi ricordo facemmo un po' di anni fa. Eh, un progetto così di prevenzione di screening mi ricordo era o al Senato o alla Camera dei Deputati, quindi con delle, delle persone no, di, di anche eh, cultura diciamo, medio-alta. E abbiamo proprio visto questo, c'era un'estrema attenzione, diceva ah, io misuro la pressione la mattina, la sera, eh, controllo la glicemia, qualche volta alcuni facevano anche lo stick, però veramente c'era una sottovalutazione di quelli che potevano essere i danni da colesterolo. Infatti abbiamo trovato, li facevamo appunto con, con dei kit, abbiamo trovato molto, una percentuale molto alta di, di persone di mezza età che erano fuori, fuori target e anche un'altra cosa bisogna dire: anche le donne devono stare attente, cioè è, è chiaro che fino alla menopausa sono relativamente protette dall'effetto eh, dall negativo del, del colesterolo, però anche loro devono stare attenti e non pensare che ci sia soltanto un certo tipo di patologia. Poi, tra l'altro, c'è l'abitudine al fumo che sembrerebbe maggiore sì. nel senso femminile. E quindi... Questo è l'atteggiamento sì. del consigliare di togliere le uova, no? Che, sì, no, no, no <ride> Per, togliere per le carità, uova. però, ecco, nasconde questa un po' sottovalutazione del fatto che la dieta, ma sul colesterolo ci vogliono i farmaci, ecco, questo è soprattutto mm. la versione primaria. Ma a maggior ragione anche, eh, e questo fatto che i valori si sono abbassati dell'EDL, delle a mio modo di vedere, rappresenta un'opportunità per far capire che è un target su cui bisogna lavorare su molto di più. Lavorare. Signor Vittorio, lei cosa ha imparato da questa sua esperienza? Quali sono stati i punti di forza? E invece, che cosa bisognerebbe, secondo lei, migliorare per quanto riguarda l'accesso alle cure? Eh, la prevenzione. La, previ la, la previsione dei fattori di rischio, cercare di fare una, radio, diciamo così, una radiografia, nel senso i punti di debolezza della persona, del singolo, di non fare una, diciamo, un modello uno solo. Eh, non siamo in fabbrica che fanno tanti barattoli, tutti uguali, di valutare i punti deboli delle persone. Eh, io eh, mi posso rammaricare, eh, sono stato causa del mio male da solo, non, non so, forse sono stato anche aiutato da qualcuno. Io, per esempio, ho dimenticato di dire prima a, mia, a mio carico: fumavo un ah, pacchetto di sigarette al giorno ah. e non mangio. Però ufficialmente io dicevo 18, mi facevo lo sconto di due sigarette. Non fumo un pacchetto al giorno, ne fumo 18. Ne fumo 18. Vabbè. E mi, mi autoassolvevo. Sì. E, e non, mangio, non ho mai mangiato pesce eh, né carni bianche, quindi, diciamo, la mia dieta. Ma non e che mai... mangiava? Carne rossa, cosa mangiava? Pochissima. Delle... Pasta, verdure, legumi e tanta frutta, tanta, tanta frutta. Ah. La famosa. l'indicazione alla terapia farmacologica? perché fumava, l'alimentazione eh, sì, non sì. era, però ero in movimento, secondo me bruciavo, diciamo, il, eh, gli accumuli, no. li bruciavo e li eliminavo. Secondo me secondo, però ho cambiato medico, non so più il medico di me stesso, mi devo affidare Beh, a qualche però... esperto. Questo, ma ci eh, può essere un fattore di familiarità eh, nella, ecco, di non, non ce l'ho ecco, non, non ce l'ho mi, mi sono infilato posso no, no, professore? Prego, mi, sono certo, certo. mi sono infilato poi dopo avendo tempo andando in pensione dovevo trovare qualche passatempo mi sono infilato nella biblioteca nazionale a leggere, a documentarmi soprattutto diciamo sui fattori di rischio infarto, fattori di rischio quindi eh, familiarità no Diabete all'epoca no, non ce l'avevo, l'ho scoperto 7-8 mesi fa il diabete di così. Ah. Secondo il mio cardiologo dice fai questo controllo, eccetera, eccetera. Non avevo, 20 anni fa, oltre vent'anni fa, non avevo questo rischio, <coughs> non avevo obesità, ho sempre avuto un peso certo, leggero, certo. 72-74 kg. Perfetto. Ah. Certo. Quindi diciamo né familiarità. Eh, la mia attenzione l'ho messa, sul, messa sullo stress, secondo me diciamo lo stress gioca un ruolo molto molto importante, adesso non posso dare una percentuale rispetto al colesterolo, rispetto al diabete o all'obesità, lo stile di vita Sedentario, È fermo: quello. assolutamente no. Certo. Quindi, adesso mi sono impegnato, grazie al mio professore. Posso citarlo? Certo. Il professor Biasucci del Gemelli, che mi ha assistito, curato per oltre vent'anni, ora in pensione. E grazie al professore che mi ha, eh, mi dicono che i miei medicinali sono ben equilibrati, ben misurati e questo mi fa solo che piacere. Eh, certo. e oltre ad avermi assistito e curato mi ha fatto conoscere l'AISC e mi ha fatto conoscere il professor Di Somma, motivo per cui sono qui oggi. Allora ci dica che cos'è l'AISC. Associazione Italiana Scompenso Cardiaco, quindi ho incontrato tante belle persone. E l è un'associazione di pazienti? Sì, 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 sì certo, sì. di pazienti, mm -hmm. è un'associazione onlus, se dico bene mi corregga, professore, eh, no, no, se è, è un onlus, c'è tanto scritto, non a scopo di lucro, Certo. Proprio, che detto, volete essere un punto di riferimento per... Molto importante tutti coloro, perché certo. sono entrato in contatto con delle persone che non solo è stato facile il colloquio con queste persone, quindi scambiare dei punti di vista, cosa importante su cui sto puntando adesso, paziente, paziente, perché prima c'era la classe dei medici e la classe un pochino sotto... Dei pazienti, dei pazienti malati, sì. eh, eh, diciamo di accorciare queste distanze, certo. ecco questo per me è importante. Quindi, diciamo il mio impegno attualmente, essendo disoccupato, nessuno mi cerca, nessuno mi dà il lavoro, me lo cerco da solo il lavoro. Esatto, eh, quindi, sono fare. a disposizione. Per eh, devo dire, salto subito all'ultimo al convegno di venerdì scorso, 6 ottobre, sì. il eh, nono convegno nazionale dell'AISC. Io personalmente io sono preparato in economia e in diritto, il campo medico non è. Eh, mio. però c'ha dei buoni professori, che cosa li vuole chiedere io, adesso a loro? No, no, ho imparato tante cose ah, e, no, e ho sentito imparato tempo. tante cose dal punto di vista medico non posso, ricevo soltanto e non posso dare. Mentre invece come, diciamo, come contatti, come eh, relazioni, perché tengo moltissimo al discorso re, di relazionarmi, di incontrare, di intendermi con il mio interlocutore, qualunque esso sia, specialista oppure una persona normale. Quindi diciamo l'AIS che appunto sono arrivato al punto finale, il convegno di venerdì scorso dove io... Devo dire francamente che ho sentito, ascoltato, è stato molto. Utile questo mi è stato molto utile e ho appreso anche delle, delle iniziative che l'AISC sta portando avanti che, che sono un vero arricchimento. Anche tecnologie nuove? Anche tecnologie nuove che nel pomeriggio lo posso dire, certo. che mi hanno disorientato quando ho sentito parlare di elettrofisiologia e l'esperto di turno eh, ha illustrato con delle slides terribili per me tutti i cavi e caviti che entravano nella cavità cardiaca e facevano questo, lo facevano in maniera intermittente, lo facevano con collegamento con un altro apparato. Dico, ma tutti questi tutto questo sistema sta dentro, sta dentro si di me muore. mi mette paura allora, e poi scoperte nuove esatto eh, allora cioè, chiudiamo con le scoperte nuove professori a voi la parola le ma no nuove. ma quello che, 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 che diceva prima su, sull'apparato elettrico insomma io vorrei sì. ricordare c'è una tendenza questo mm. lo dice diciamo, una persona che insomma è diversamente giovane e questa super specializzazione, il fatto di diventare il fatto di essere super specialisti in elettrofisiologia, super specialisti in emodinamica, super specialisti in strutturale. Sì, va bene, ma bisogna tenere presente che ci vogliono tutte le componenti. Prima si parlava di parte elettrica, però il cuore, ricordiamoci, è una pompa elettromeccanica. L'elettricità senza la meccanica non funziona, la meccanica senza elettricità non funziona. Quindi ecco, avere questa visione... Più Che da elettricisti, da idraulici, da un po' da geometri eh, che vedono un po' tutto quanto l'insieme. E poi se posso dire, ma lo dirà ancora meglio di me il professor Di Somma, io sono molto contento per questa iniziativa perché il professor Di Somma ha avuto questa intuizione di aggregare i pazienti con insufficienza cardiaca ed è importante che ci siano coinvolti i pazienti, proprio per fare vera prevenzione, per fare informazione, cioè. per aumentare il livello di, di consapevolezza del, del, delle persone. Quindi... Professor Di Somma? No, ma io penso che eh, il professor Federico mi ha, dato, mi ha alzato la palla per fare lo smash più importante. Esatto, lo L'ha già, già detto il signor Vergine, bisogna andare alla personalizzazione. Eh, delle terapie. Ecco, io direi che il messaggio finale è che ogni paziente merita una terapia specifica perché oggi abbiamo alla nostra disposizione tante armi. Eh, sul fatto del colesterolo, per esempio, questo fatto che non c'è più un valore di 200 normale totale, ma 100 LDL, 70 nel caso del virgine 55, vuol dire che oggi noi possiamo cucire in maniera sartoriale la terapia perché abbiamo i farmaci e queste trasmissioni servono veramente a mettere insieme noi che più o meno siamo del mestiere con loro che invece possono avere una serie di informazioni anche quelle complesse dove possono diventare il ponte tra noi e la possibilità di aiutarli. Ecco certo. questo mi pare che il messaggio della personalizzazione della terapia con tanti farmaci nuovi per lo scompenso è quello che ci deve aiutare a battere questa malattia che ancora troppo spesso effettivamente è paragonabile al cancro per la mortalità e per, mor per la morbilità bene, grazie signor Vittorio vuole chiudere? vuole chiudere se, se lei? se è possibile prego, sì. prego, chiuda eh, eh, insisto sul discorso come è stato ampiamente detto della prevenzione della prevenzione questo è il messaggio Perché che vogliamo mandare Io vedo due opposti fronti uno, delle persone che stanno bene, beate loro, e sono insensibili ai rischi. Eh certo. Dall'altra parte ci sono, dove sono io, mi sono schierato volontariamente i pazienti, ma noi abbiamo paure, dubbi, eh, incomprensioni e non dovremmo certo, ridurre ecco. certo. questo... Però appunto questo modo di confrontarvi serve proprio a questo. Eh. A ridurre il divario e avvicinare i medici e i lavoratori. Questo loro è l'intento. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi di averci seguito. Ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Grazie.